Juventus-Sassuolo 1-0, partita normale, tranquilla come doveva andare, senza troppi pericoli e quella volta che ci sono stati spesso e volentieri più per colpa nostra che per merito del Sassuolo che comunque ha giocato una bellissima partita e si merita di stare nella zona di classifica in cui si trova. Per il resto una Juventus che è entrata sin da subito in campo con la mentalità giusta, a differenza di quella che aveva avuto contro il Bologna prima della partita contro il Bayern. Oggi era entrata con l'obiettivo di vincere, con l'obiettivo di non concedere praticamente nulla, con l'obiettivo di portare a casa i 3 punti per andare momentaneamente a più 6. Partita sbloccata e vinta grazie a un gol capolavoro di Dybala che stava per fare proprio dopo 40 secondi un gol che, cioè, se avesse buttato dentro quel gol io ancora sarei, diciamo, a idratare, no vabbè idratare no, però avete capito, l'importante è quello. Sarei contento, ancora starei godendo, ecco. Quindi Dybala sicuramente migliore in campo, come anche ennesima partita fantastica di Mandzukic, che sotto porta non ha creato tanto, però nel momento in cui c'è un giocatore che ritorna in difesa per difendere, che pressa da solo più di tutti gli altri messi assieme, non ti rimane altro che dire va bene così o anche se non la butta dentro sti cazzi. Alla fine è stato indispensabile comunque, ecco. Gioca con quel sangue agli occhi che bisognerebbe far vedere ai bambini per fargli capire come bisogna giocare. Rugani oggi, a differenza della partita contro l'Inter, ha fatto veramente una bellissima partita, ha fatto delle coperture veramente fantastiche e onestamente non capisco chi l'ha fischiato, perché io oggi ho sentito dei fischi rivolti a Rugani e boh, onestamente non li capisco, anche perché oh, ci può stare magari che non ti piaccia come giocatore, perché oh, va bene, a me piace moltissimo, però ci può stare che a qualcuno non faccia impazzire come giocatore, però un giocatore che dà il massimo, un ragazzo di 20 anni, non vedo perché debba essere fischiato proprio quando nel momento del bisogno non va fatto altro che applaudirlo, incitarlo, come sta succedendo con Morata che anche oggi è entrato e non ha fatto vedere proprio delle belle cose. Buffon, altri 90 minuti da imbattuto, gli mancano pochi minuti per arrivare primo nella classifica assoluta del minutaggio per quanto riguarda i portieri imbattuti, oggi anche superato Dino Zoff. Sicuramente un bel biglietto da visita per quanto riguarda la partita contro il Bayern Monaco ed è stato giusto oggi giocare con tutti i titolari praticamente tranne Pogba, perché hai 5 giorni per prepararti al meglio con tutti i titolari in palla. Oggi si è visto che la condizione c'è, è veramente buona, anche il gioco è stato espresso nel migliore dei modi, è mancata giusto quella lucidità sottoporta che con quel pizzico di precisione, magari lucidità mentale, avremmo anche buttato dentro un altro paio di palloni, però va bene, l'importante era vincere anche per andare a più 6 momentaneamente dal Napoli e nulla, noi ci vediamo mercoledì, scaldiamo tutti le voci, un abbraccio e forza Juve.